Buonasera, ci troviamo nella sala del teatro Regrigio Paone di Formia, piccola sala ma accogliente, per spettacoli teatrali musicali. Oggi, 2 gennaio 2014, siamo appunto per augurare un buon anno e con la grazie all'intervento musicale del gruppo, o meglio, grande orchestra di fiati intitolata Giuseppe Federico, che è stato il primo maestro della banda. Ora è diventata anche poderosa, mentre prima era riservato solo agli uomini. Tra i presenti, gli orchestrati e i musicanti, c'è una giovanissima di nome? Marcella Masera, la quale mi ha colpito perché, oltre a essere presente tra le pochissime ragazze nella grande orchestra, ha addirittura stilato graficamente un logo su richiesta ovviamente del maestro. Sì, infatti sono stata invitata proprio dal maestro a rinnovare il logo della banda dell'orchestra di fiati Giuseppe Pepenella, in quanto in questo logo sono illustrati appunto il simbolo di Formia con la torre di Mola, il monte di Castello Onorato e la chiesa di Penitro, in quanto questa orchestra di fiati è proprio la banda di Penitro Castello Onorato. Vi sono inoltre un gruppo di musicisti, quindi un gruppo che rappresentano appunto la banda, e un pentagramma con delle note musicali in cui compare la data di inizio, ovvero il 1924, poiché quest'anno ricorre il 90° della banda. Certo, non hai 90 anni la signorina, perché è da pochissimo. E com'è la passione, che cos'è la professione che ha spinto? Io non faccio questo come mestiere, però mi diletto sia a fare l'attrista che la musicista, per questo sono veramente onorata di aver dato il mio contributo all'orchestra. Quindi il primo impegno lavoro qual è? Il mio primo lavoro è l'ingegnere. Quindi ecco, adesso sta confermando quanto dicevo nel palco scenico quando sono intervenuto per parlare degli antichi medievi, appunto erano i calzolai, insomma, il maniscalco, pastore che il pomeriggio sera passava, si andava a curare, quindi facevano le prove di banda musicale sia a Penitro ma in tutte le parti dell'Italia. Quindi ecco, mi ha confermato che la grande passione che ha spinto la signorina a curare sia l'uno che l'altro.